Ehi, ciao, Nanuccio! Salve, signora Rosaria! Che vai da Nina? Guarda che sta da sola! Sono passato per un saluto, vado via subito! Già, per un saluto! A Nina è ancora una bella donna e tu ti sei fatto proprio un bel ragazzo! Signora Rosaria, ma cosa vuole insinuare? Madonna, ma ti sei offeso! In fondo stavo soltanto scherzando. Piuttosto, siccome sto facendo uno spostamento di mobili, non è che un giorno di questi passeresti su a darmi una mano? Non credo sarà possibile. Sa, ho un lavoro e il mio tempo è limitato. Già. Però, se vuole, ho un mio amico che fa dei lavori saltuari. No, grazie, grazie. Non ne ho più bisogno. Ciao. Arrivederci, signora Rosale. Me e Rosina, come sta? Sempre uguale. Sono tutto qua, l'hai chiamato. Sì, ho pensato, queste cose per telefono non si fanno. I muri non tengono le orecchie e sentono. Mettiamo Rosina amore, facciamo le corna. Tu come devi fare solo se non ti ambari? Tengo tre figli. E chi? Faccio ammazzare, non vedermi la casa loro. Faccio ammazzare. Adesso che a quando vai bussi con i piedi. I miei figli sono di sani principi e mi vogliono bene. Come no, ti vogliono bene i sani principi. Lo sai a dove vanno a finire i sani principi? A quando cambia la situazione e non ci sono più le terrese. Quando c'è di mezzo l'interesse, non ci sono sani principi. Mettati with them. Per piacere, accompagnami alla salumeria. Non ci vuole andare da sola. Madò, c'è un ragazzo che mi guarda sempre. Non vorrei che si fosse messa in testa qualche cosa. No, Sissina, non posso venire. Mamma mi aspetta per fare i servizi. Ma non mi farà andare da sola. Ancora quel mi salta addosso. Bastiano! Sì. Sono io, sono Ciccino. Sì. Ma, sto uscito dall'ospedale, sì. Tutto a posto, stai tranquillo, sì. Vieni qua domani e presentati dal dottor 40. Sì, 40. 40, così ti sei detto, il dottor 40, sì. Io lo sapevo, non fai altro che ubriacarti tu, mi raccomando, il solito ubriacone. Ma quale ubriacarti, ubriacarti? Per un goccio di vino mi deve ubriacare. Ma tu stati zitta, che tu a quando parli perdi l'unica occasione buona della vita tua, che è quella di starti zitta. Shhh, non sei parlante, shhh, tieni. Ma non dire cretinate, che tu quando bevi dici solo e sempre cretinate. È vero, c'hai ragione, io quando bevo può darsi che mi imbriaco un poco e dico cretinate, però a me dopo un'ora mi passa. Tu invece è una vita che dici stronzate e non stai manco ubriaca! Ma cos'è tutta questa roba? E che hai fatto la spesa per un mese? Agli ospiti? Quali ospiti? E allora? A cosa ti serve tutta questa roba? Ma infatti a me non mi serve. La colpa è tutto del ragazzo della salumeria. Quel mi vuole a me. Mi fai gesti da dietro alla vetrina. Quello che hai detto che ti voleva? Io sono andata là e stavo là ad aspettare e quel non si decideva. Ogni tanto mi domandava: prego signorina? Ed io: 50 grammi di mortadella. Prego signorina? 50 grammi di prosciutto. Prego signorina? 50 grammi di coppata. E il prosciutto, e la coppata, e la mortadella, e l'olio. E hai comprato tutta questa roba? E che dovevo fare? Ormai l'avevo tagliata. Mica ce la potevo lasciare. Thank you.
Senti, ragioniere, io non ho capito proprio niente. Mi vuoi dire come mai sei così abbottato? La colpa è tutta di tua figlia. Mia figlia? E cosa c'entra mia figlia? Se lei non correva, io la raggiungevo e non succedeva tutto questo. Senti, ragioniere, mo stai calmo e prendi fiato. Mi vuoi dire cosa c'entra mia figlia in tutto questo? Hai ragione, Peppino. Vieni al mio ufficio che ti devo parlare. Questa si passa a casa. Non mi ha mai invitato nel suo ufficio. Permesso? Un attimo, che mi sto cambiando la camicia. Adesso puoi entrare. Prego, Peppino, accomodati. Boh, ragioni. Che bel ufficio che tenete. No, non ci fare caso. È una questione di forma. La questione di che? Forma, etica, apparire. Quello mio zio, vescovo, siccome sta sempre fuori sede, non sta mai a Bari, per ospitare l'amico suo onorevole, viene sempre qua. Hai capito? Sì, sì, ho capito. E come no? E che sono scemo io? Bravo, Peppino! Dunque, ascoltami un attimo, ascolta. Stiamo a sentire. Prima è venuta tua figlia, no? Sì. Prima è venuta tua figlia, no? Sì. No, che non è... No, vuol dire sì, è venuta. Ho capito, ragioni. Ed io, come l'ho vista, mi sono sentito estasiato, affascinato, trasportato da quella figura fatale. Oh, ragioni. E mia figlia ti fa tutto questo effetto. È vero che è una bella ragazza, però non sapevo fino a questo punto che quella è ancora una bambina. Quella è già signorina! Peppino, Peppino, lo sai che io sono celibe? Che cosa sei? Celibe! Celibe! Il mio status celebs ceabilis. Tu lo sai che vuol dire status celebs ceabilis? A me metti mano? Bravo. E allora dimmi, che significa? Adesso vuoi sapere. Non mo. Adesso. Non lo so. E lo sapevo. Peppino, lo stato celibes ceabilis vuol dire che non sono sposato. Quando uno è vacantino. È bravo, come dici tu, vacantino. Celibe celibus, ma parla come ti ha fatto tua madre. Sei vacantino, beh, e con questo? Io sono arrivata a una certa età e ho pensato di accasarmi. Ho bisogno di avere un punto fermo, hai capito? Hai ragioni. E tu a quell'età hai ancora la capacità di andare attorno. Tu là si fai una bella cosa. Vai a casa e ti vedo la televisione. Ma Peppino, che cosa hai capito? Io ho bisogno di accasarmi, di mettere su famiglia e di avere dei figli. Beh, ragioni, mi fa piacere. Auguri e figli maschi. Scusa, ragioni, ma in questa storia cosa c'è? Come che c'entra? Che io proprio con te voglio parlare. No, bene, ragioni, hai sbagliato proprio indirizzo. Le persone come a te non stanno proprio nei miei programmi. Ma Peppino, non mi respinge. Forse ti sei fatto un'idea sbagliata sulla mia persona. Posso cambiare. Ragioni, tu puoi cambiare, io no. Sono maschio e felicemente sposato. Certo che non avrei mai pensato che tu fossi così. Peppino, cacà!
cacao! Cacao! Ragionier, non ti sforzare, ancora la fai qua. Volevo dire calmati! Che cosa hai capito? Quel che hai detto tu. Che se l'altra sponda? Ma quale altra sponda? Io avevo detto che volevo parlare con te. Pepino, tua figlia è fidanzata. Ma quale fidanzata? Quella è una bambina. Ma quale bambina? Quella è già cresciuta. E io mi sono innamorata. Ragionì, arriva al sodo. Cosa c'entra mia figlia in tutto questo discorso? Pasquina, la mamma, che cosa è successo? Perché stai piangendo? Possibile che ogni volta che vieni dalla cantina te la devi prendere sempre con quella povera figlia? No. E allora ho ragione io. In questa casa io bevo il vino e gli altri si imbriacano. Ah, sarei pure ubriaca. È sicuro. E allora dimmi perché la ragazza sta piangendo. Sentiamo. No, mamma, non è colpa del nonno. Hai sentito, scemurita? Non ho stato io. E se non è colpa del nonno, chi è stato? La colpa è di Nanuccio. Nanuccio? E che cosa ha fatto? Perciò il pomeriggio non si faceva mai vedere. E la sera era sempre stanco. Finiva tardi di lavorare. È sicuro. Finiva tardi di lavorare. No, non è vero. Si teneva un'altra. Si teneva un'altra ragazza. Quel disonesto malacarne mi ha fatto questo sorto di tradimento. A me. A mo che viene. Scali lo devo buttare. E tu, Pasquino, non piangere a mamma. Quelli sono una razza di approfittatori che se la vanno a prendere sempre con le brave figlie di mamma come a te. Certo che da Nanuccio non me lo sarei aspettato questo. Dopo che l'ho cresciuto in questa casa, come fosse figlio mio. E no, e mi fa questo sorto di tradimento a me. Mamma che viene, scale lo devo gettare, deve sapere che cosa portare. Non credo che non viene più. Non credo. Ma che cosa stai a dire? Nanuccio è un ragazzo serio ed onorato. E io sono sicuro che vi state a sbagliare. No, non è vero. Io l'ho sentito quando ti ha detto quella è dura da farsi prendere. Ma quella è... Avanti, dimmi chi è. Non te lo posso dire. Perché non me lo puoi dire? È un segreto che ho promesso di non rivelare. Ecco, vede, avevo ragione. Sei suo complice. Ma no, Pasquina, no. Nanuccio non ha fatto niente di male. E mo sappiamo pure perché stai prendendo le difese di quel donnaiolo fetente. Perché eri amico del padre. Un altro sorto di ubriacone come a te. Ti permettere di offendere la memoria di Colino Galandone? Eh sì, e mo è la solita canzone. Era un uomo tutto d'un pezzo. Sì. Che uomini d'onore oggi come lui non ce ne sono più. Sì, sicuro. E che in punto di morte gli promettessi che avresti pensato tu al ragazzo che rimaneva solo. E tu, a questa promessa, non puoi venire meno. Sono un uomo d'onore anch'io. Ed è chiaro che non posso venire meno a questa promessa. Dargli lezione di vita. Tu gli devi dare lezione di vita. E che cosa gli devi insegnare? Sentiamo. Come si esce cadendo da dentro la cantina? Quelle che sono le cose che gli devo insegnare sono fatti miei. E non devi metterti in mezzo a queste cose, hai capito? I buoni principi morali. E quali sono i buoni principi morali, eh? Quelli di ingannare le brave figlie come a lei. Sì, padre! Nanuccio non ha ingannato proprio nessuno. E io sono sicuro che mi sta a sbagliare. Insomma, ragionier, mi vuoi spiegare bene? Mi vuoi far capire? In parole povere, è che io, a tua figlia, praticamente, io tua figlia, a tua figlia, la verità è che vorrei... Ragionier, calma. Parlo con parole tue. Spiegati con un esempio. Infatti, che stamattina è venuta tua figlia, no? Di nuovo. No, sì!
è praticamente come un fulmine nel temporale. No, che c'è di temporale? No, non temporale. È come il cielo azzurro, cielo sereno, come un fulmine nel cielo. Insomma, come ti ho detto prima, mi sono innamorato. Che cosa? Ragioniere, ma sei sicuro di stare bene? Sì, almeno fino a stamattina. Poi la venuta di tua figlia ha fatto sì che io, colpito da Cupido, sia diventato un perduto subito. Sì, e quel mi piace pure a me. Come? Pur tua figlia piace a te. Ragioni, ma che tenete, la febbre? Eros mi piace, Eros Ramazzotti. Peppino, ma che dici? Eros è il dio dell'amore. Ecco, questi imitatori rovinano sempre tutto. Ragioniere, non comprateci di pirati, che si va in galera. Senti, Peppino, lasciamo perdere. Come volete fidanzarmi con mia figlia? Ma vi rendete conto? Sì, ma ho intenzioni serie. Voglio riparare a quello che ho fatto e sono pronto a sposarla. Alto là chi va là? Affirmo ba. Ragioni, che avete fatto? No, non ho fatto niente. È che siccome l'ho seguita, non vorrei che mi avesse visto qualcuno e avessi compromesso la ragazza. Ma non l'hai raggiunta? No, quella correva e perciò ho sbagliato casa. Se non sbagliavi casa, sarebbe successa la stessa cosa. Mica trovavo quell'energumeno. No, ma avresti trovato il nonno, che è peggio. Comunque, come ti ho già detto, io ho intenzioni serie e voglio sposarla. Naturalmente voglio farlo sapere allo zio cardinale, ma quello vorrà sapere se la ragazza è di buona famiglia. È sicuro che lo è. Certo, non posso dire che è la figlia di un usciere. Devo dire che è la figlia di un capo usciere. E poi quello vorrà venire a casa tua. E noi sai che facciamo? La rimettiamo a nuovo. Lo zio però vorrà sapere se la ragazza c'ha la dunque. È sicuro che ce l'ha. Ce l'ha. No, Daribello, ragioni. Qua ci sono parecchie cose che non combaciano. Primo, io non sono caposcino. Ed io ti faccio diventare. E i soldi? La casa, come facciamo a rimetterla a noi? E io che sto a fare? I soldi ce li metto io. E la dote? E la dote come facciamo? Mangi del tuo mangio la roba tua stessa. Come sopra ce li metto io. Calma, ragioni è che la capo, mo mi scoppia. Parliamo una cosa alla volta. Allora, che ti sei innamorato di mia figlia? Che non vuoi? Io sono un buon partito. Oltre a essere ricco di mio, ho tutta l'eredità di mio zio, che non ha altri parenti. Mo, bisogna vedere se la ragazza è d'accordo. Io so che sono un ragazzo che mi ci sento. Caro Peppino, questa è una cosa che devi vedere tu. Vuoi o no diventare caposciere? Caposciere? È sicuro che lo voglio. Bravo! Vuoi o no rimettere la casa a nuovo? Certamente! Bravissimo! Vuoi o no far vivere tua figlia in una vita bella, agiata, con tutti i comfort possibili e immaginabili? È sicuro che lo voglio! E allora liberami il campo e non crearmi più problemi! Al più presto voglio venire a casa tua a rendere ufficiale il mio fidanzamento! Ragionier, mangi con dente! Stefa, a casa mia comando io! Sulla da delle nozze dobbiamo fissare! Bentornato!
Ma insomma, è possibile per mettere due volantini? Tu ci metti tutta la giornata. Ma dottore, quei due volantini erano 2000. Sei il solito indisponente. E hai anche il coraggio di rispondere. Guarda che di ragazzi che vogliono lavorare come te, ne trovo 1000. Se, per cui sei cominciato a... E cosa hai detto? Guarda che ti ho sentito, sai. Se non ti conviene, quella è la porta, te ne puoi pure andare. Ma dottore, avrà capito male. Io non ho detto assolutamente niente. Ma che cosa credi? Che sono scemo? Che sono sordo? Ma chi vuoi prendere in giro? Ti vuoi muovere con quel computer che aspetto la grafica per i volantini? E sempre niente vuoi fare, non fai niente dalla mattina alla sera. Ti vuoi muovere? Dottore, ma io sto preparando la grafica. Non ti permettere di controbattere. Avanti, scritti. Si concedono prestiti a dipendenti statali, scrivi, parastatali, con tassi veramente irrisori. Si concedono anche cessioni. Vuoi realizzare i tuoi sogni? Rivolgiti alla Frestrozzo. Mi raccomando, fai una bella grafica, stampi, e stampi diciamo 10.000. No, 10.000? Non ci sono pochi, Fane 20.000 e poi li distribuisci a tutti gli uffici pubblici, statali, parastatali. Mi raccomando, Dottore, ma li devo consegnare tutti io. E che ti lamenti? Di che ti lamenti? Sempre a battere la fiacca. Guarda che io ti pago. Io ti pago! E se non ti va bene, ti licenzio. Non ci perdo niente, capito? Quella è la porta. Devi ringraziare Don Ciccino se non l'ho già fatto, Piuttosto, Rosin, come sta? Che ti ha detto il dottor Quarante? Oh, il dottor Quarante è stata una persona gentilissima, una persona veramente squisita. Oh, figurati che ha fatto trovare già la camera pronta. Ma soprattutto, dici, i magici che devo fare. Lo sai che Rosin sono figliato? Sì, perché il colore, mangia, scherzo, no, boh, la verità... Non so, mi sento proprio sollevato. Te l'ho detto io che le cose sa giusta. Tu piuttosto, dove stavi a sci? Adesso che sci? Me ne vado in giro per il mondo, in cerca di avventure. Avventure? Che ti sei fatto un vecchio bambino? A me vecchio rimbambito. Io almeno nella vita, con tutti i viaggi che mi sono fatto alla Spagna, qualcosa la tengo da raccontare. Ma è tu che sei rimasto sempre a casa. Amo che muori, che devi raccontare. A parte il fatto che quando uno muore non può raccontare più niente. Vabbè. E poi, quando è che c'è stai lì? George, per una volta che sei uscito in spa. Fatti, Ma che una volta? Io in Spagna mi ho fatto una vita. Anzi, guarda, te la voglio proprio raccontare. Sì, vabbè. Come mi chiamo io? C'è scelto di me. Come ti chiami? Cicci. E il cognome? Questo. Bandiera. Che in Spagna si dice Banderas. E io una volta ho avuto un figlio e l'ho chiamato Antonio. Antonio Banderas. Ma chissà che fine ha fatto. Antonio Banderas, che fine ha fatto? Ma vado a fare la camminata, va. Caro mio, questi sono i casi della vita. Ma vattene, va, io lì ti sfondo la capa, e bisogna fare la partenza. No, oggi non posso, perché oggi è già da molto tempo che manco da casa e potrebbero stare preoccupate. Cicci, da un poco di tempo, ogni volta che ti invito a giocare a carte, tu trovi sempre una scusa. Non è che niente tiene paura di perdere. Io tengo paura di perdere con te, uè pollo! Ammo che vieni a casa, portati una valigia piena di soldi che devo fare la capa mastina napoletana. Ma se con me non arriva a vincere Martino, mastina e mastone. Sì, fai una cosa. Vieni con tanti soldi che ti voglio andare a mandare via il mutante. Ma non posso. Ma chi è? Ma
A dove sta? Don Lorenzo, buongiorno. Si accomodi. Donà, e allora? Don Re, stia tranquillo. Mi sto muovendo. E sarà meglio. L'asino ce la fai a metà mano. Ma io sto facendo il possibile. E non avasta. A roba le notizie arrivano. E non so dove. Sarà servito. E vai a più ragione che sarà padrone. E per molto che non vedi più dove. Io l'ho sempre detto che quella è una poco di buono. Anzi, mi pare che quella l'ha presa da in mezzo alla strada. Ma no, che stai a dire? Non ci credo. Senti a me, che io me ne intendo di queste cose. Lo so, lo so. Che cosa vuoi dire? Lo so. E va bene, non lo so. Cos'è? Alludi? Oh, che vuoi dire che io sono una poco di buono? No, non ti preoccupare. Me, mo te ne devi andare, che stamattina c'ho un sacco da fare. Ma do, anch'io. Ma com'è che quando vengo qua mi fai perdere sempre un sacco di tempo? Hai ragione, io sono proprio una gran cacchierona. Va, va. Ehi, guarda, Sissina la zitellona, sempre in cerca di fidanzato. Che dici, facciamo uno scherzo? Che tipo di scherzo? Tu lascia fare a me che ci divertiamo. Cosa devo fare? Va davanti al portone e trattienila, io arrivo subito. Ok. Sissina, che devi andare a fare la spesa? L'ho lasciata la spesa. Oh, ma a me vuoi sfottere oggi? Io sfotterò a te, mai lo devi dire. Buongiorno signora, mi scusi se la importuno. Dimmi. Le potrei chiedere una cortesia? Vede quella signora lì vicino a mia sorella? È mia zia ed è appena venuta da Milano e vorrebbe andare in piazza Eroi del Mare e io non le lo so spiegare, glielo può dire lei? Falla venire e glielo dico io. E questo è il problema, vede mia zia è molto timida e si vergogna, le dispiace chiamarla a lei? E va bene, le faccio io un cenno. Oh sì sì, come sei buona oggi. Me l'abbiamo capito, lo volete sfottere a me oggi, eh? Che sfottere?
Spotter e Spotter, è tu quel ragazzo che sta là, in fondo. Ha detto pure di portarti l'ambasciata. A me l'ambasciata? E che ti ha detto? Ha detto che sei innamorato a prima vista di te. Veramente? Ha detto che se vai là, te lo dice pure di persona. Oh. E che dici? Ci devo andare? Vai, è un'occasione che non ti puoi perdere, vai. Va bene, lo sapevo io che questo era il mio giorno fortunato, lo dicevo pure l'oroscopo. Alt che il garzone della salumeria. Vado incontro al mio destino. Me? 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 Ah, signore, lei viene da Milano. Prima stava a Milano, ma mo... posso qui. E me? Me? E ti vuoi muovere a farmi la dichiarazione? La dichiarazione? Signori, c'è da conosce. Ma i bambini... I bambini. Ma tu vi stima. Cicci! Stamattina hanno lasciato aperta la porta dell'ospizio. È arrivato un altro giovanotto. Buongiorno! Buongiorno! Parla tu. Intanto, dove sono arrivato io? Tu devi ancora arrivare. E speriamo che arrivi dove sono arrivato io. Corne di corna, fattura che non torna. Aglie fragaglie, frattura che non parla. Ma siano bello! Come mai da queste mani? Chi ti ha mandato? Andare da quella ciaceca, quella deve dire sempre sopra e sotto. Che hai venuto a fare? Fratemi, e allora perché te ne serve proprio la Cinci? Oh, Cinci! Come ti sei scordato che dovevo venire a fare la partita alle carte? Già è vero! Le torniste si preparano. Non ho paura di giocare con me, eh? Io ho paura di giocare con te? Ma se ti tengo fatto, pollo! Camicia, ma c'è quello! Più che altro, più che Anina! Anina! Prendi le carte, quando gli faccio le orecchie a cane da caccia questo! Quale orecchie, quale cane da caccia? Ma che avete preso casa mia per una pista clandestina? E poi, mo, deve arrivare Peppino, e se quello li trova a giocare a caccia, qua succede un 48! E me, Annina, ti prometto una partita soltanto. Eh sì, una partita soltanto, ma giusto per sbattere un picco. Insomma. No! E me. Ma insomma, come devo fare io con te? Come devo fare? Non c'è la miseria, mannaggia. Tieni. Una sola partita. Una soltanto. Una. Allora, chi fa carte? Oh, certo, io. Quattro. Eh sì, faccio per te. Fega. Aspetta, Fega. Prima di cominciare, quando ci giochiamo? Quando ci giochiamo? Stamattina mi voglio proprio spedicchiare. Facciamo 5 euro a partita. Ehi, quale 5 euro a partita? Una dovete fare. Una! Allora, siamo d'accordo? 5 euro a partita! Sì, 5 euro a partita, e c'è milionario da andare! Oh, che hai capito per Giorgino, Pig? Sì, 1 euro a partita! Ma sei sempre il solito fifone! Ma vabbè, facciamo 2 euro a partita, va bene? Asciutti! 2 euro a partita. Beh, ecco. Questa a te e questa a me. Gioca! E io mo che prendo? 4 e 3, 7. A me. Ti ho fregato! 6 e 4, 10. Scopa! Ma va, tu sei sbagliato, tu sei fatto capire un 3 invece, ma...
sbagliato. Quando mai? Il baro. Allora, quale baro? Quale baro? Io sono di Bari, ma non baro. Tu e io tentavo il 4 a terra e messo in te e sono fatta la nascosta. Ma che baro? Basta! Non voglio sentire ragioni. No, no, è lui che non sa perdere. Io sa spero. Tu sembra che io sia tu. Sembra che già fa la casa. Ma che stai a dire? Ma state zitto, state, non da proprio perdere la casa. Allo stu, sembra un fai. Finite questa partita, poi ognuno a casa sua. Va bene? E mo fatemi andare di là a vedere la ragazza. Pasquina? Pasquina la mamma. Pasquina. Ma insomma, la vuoi finire? Probabile pure che tu hai capito male. No, mamma, non ho capito male. Io ho sentito con le mie orecchie. Ma il nonno ha detto che c'è un equivoco. Ma secondo te il nonno ti vuole male? Dai, vieni di là, vieni a mangiare qualcosa. No, non ho fame. Senti, se non vieni di là a mangiare qualcosa, quando viene tuo padre gli racconto tutto. Raccontalelo, tanto non mi importa più nulla. Oh, la vuoi finire o no? Ma vedete questa, vedete? Ma io non lo so. Fammi andare di là, fammi andare a vedere quei due. Mannaggia la miseria, mannaggia. Ma insomma, la vuoi finire? Sì o no? Sei un ladro, è un truffato, hai rubato, non ti parlo. E non ti permetto di dirmi che sono un truffatore, eh? Questa è la scusa del malpagatore. Ma o mi dai i soldi o ti spacco il bastone in testa, eh? Non ti parlo. Mo va! Datemi tutte le carte, avanti! E mo la testa ve la rompo io a tutti e due, chiaro? La colpa la lascio, lui ha rubato. Torto di Zara! Io rubare a te? Ma guarda che sei talmente scema a giocare! Chi ha rubato a te? È come a sparare sopra la Croce Rossa! Senta, senta, mo è meglio che te ne dai. Vieni un altro giorno, non ti preoccupare. Che quello, vedi come sta arrabbiato? Quello che ha più quel bastone, te lo rompe in testa! Oh, di una vita ti faccio più potenza per me! Ma se qualche giorno mi arrabbi veramente... È meglio che te ne vai, prima che mi faccio ritornare gli spiriti di gioventù! Batti! Batti! Canzone d'amore ad aver fatta sta terra che iena quasi piena scegliata da primavera sta vecchia red non vota morì stai u portone dui se tras le gesuite s'andata res la bella corte ducata pan u furne de pete la clonna vam posta città ia canda che t'andamore barbecchio in docor do tutte parle de storie da ire de guerra fatta ammazzate de pete de ieghi e sale de palle de pezze cobregati rangevano e valva e cieve bella a quando ognuno non già sedemma tornata a te e che la storia de minze cule a chiamusen senza mangiare sta città sto si me gran
pennu si zit, si sore si mam, dra tanda stet si la chiu lucend, tu si la meglio, tu firmament. E per stu fatto ca s'andan col, ca ie vegnore d'un'alda nazione, a quan sapia d'ostiv tu, da miramni e non se ne sci più. Pesta città, canzone d'amore d'aver fatta sta terra ca iena quasi iena scegliata de primavera sta vecchia red non pote morì. Bella faccia tosta che ha! Hai pure il coraggio di presentarti qua! Mamma Rosa! E non mi chiamare più Mamma Rosa! Mamma Rosa, sicuramente c'è un equivoco. Pasquina avrà capito male. Io non ho nessun'altra ragazza! È inutile che insisti! Pasquina non ti vuole manco più vedere! E poi, fattene una ragione. Non è un quadro che può stare appeso a casa tua! Mamma Rosa, ma ti vuoi convincere? Io posso capire Pasquina che, avendo sentito un certo discorso, può aver pure capito male. Ma tu che mi hai cresciuto? Appunto, ti ho cresciuto e mi fai questo sorto di tradimento! E le mie nuore? Le ho viste che andavano via stamattina. Pure solo mi hanno fatto morire. E quando sarete sposati, farete i bambini? Beh, come tutte le coppie sposate. Se Dio vorrà, ci manderà dei bambini. E come si fanno i bambini? I bambini... Oh, Walter, ma la volete finire? Fate i compiti, forza! Ecco, lo sapevo. Anche tu, come tutti i grandi, quando non sapete rispondere, vi vestite di carattere e ci dite che siamo piccoli per capire. Ma se le cose non ce le dite voi che siete grandi, quando le dobbiamo imparare? O dobbiamo sapere solo quando è nato Garibaldi e dove è morto Mazzini? Senti, Walter, statemi a sentire tutte e due. A parte il fatto che io ho qualche anno più di voi, ma voi perché queste cose non le chiedete ai vostri genitori? L'abbiamo già fatto, con il solo risultato che ci hanno detto di stare zitti perché ci puzza ancora la bocca di latte. E dai Pasquina, solo tu ci puoi aiutare. Sentite, volete sapere la pura verità? Forse io non saprei nemmeno spiegarvelo, perché se voi sapete quando è nato Garibaldi e dove è morto Mazzini, io più di voi so solo di Napoleone e della sua Waterloo. Potrei spiegarvelo come ho imparato io fino ad adesso. Sì, Pasquina, dai! Dunque, per far nascere una pianta ci vuole il seme. Una volta impiantato il seme, questo si nutre e cresce. Cresce e nasce il fiore. Il fiore diventa albero. Così l'albero produce i propri frutti. All'interno del frutto ci sono i semi, e i semi servono per il riciclo della vita. E che c'entra questo con i bambini? Più o meno è la stessa cosa. Il papà ha il seme, che deposita nella pancia della mamma. La mamma lo nutre e cresce. Quando è cresciuto, nasce come il fiore. Il bambino diventa grande, come l'albero, ed è pronto per il riciclo della vita. Che bello! Non abbiamo capito niente, però che bella storia! Ehi, quando
dici di non aver capito niente, parla per te. Io ho capito tutto. Hai capito tutto? Avanti, spiegalo, cosa hai capito? Sei la solita femminuccia che non capisce niente. Papà, dai il bacio a mamma e nascono i bambini. Nonno, nonno, sta arrivando Donato con un tipo losco. Allora, non ti preoccupare, ti vai a casa, mo ci penso io. Vai, non ti preoccupare, va. Uè, Donato, buongiorno. Buongiorno. Sai, Donato, il mio figlioccio, Nanuccio, non ti ha potuto finire la grafica perché aveva un impegno e... Uè, Cicillo Bandì, la sai la novità? Il tuo figlioccio mi ha proprio rotto. Io lo pago e lui deve fare quello che dico io, perché io lo pago. A parte il fatto che lo paghi e ci dai una miseria, ma poi io per te sono ancora Don Cicillo Bandiera. Ah oui, Don Cicci, tu tieni ancora i fumi nella festa. Ha passato un tempo a quando contavi qualche cosa. Si è fatto vecchio, rassegnati. Io a te ti passo pure a cinta, capisci o no? Baci, apri lei. Che ti puoi stare pure male, baci. Che mani? Vedi? Don Cicci, cadò se stai scherzando, Don Cicci. E mi piace a scherzare pure a me. Giovanni, Sciamani, che non ha nessuna intenzione di scherzare. Sciamani, vai.